Amici carissimi, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di una nuova catechesi del ciclo Adamo e la vita nella divina volontà. Questa dovrebbe essere, se non ricordo male, la 31ª. Continuiamo il nostro viaggio a scoprire l'incanto della creazione e se ci arriviamo questa sera arriveremo a un punto, a mio avviso, molto importante che ci farà comprendere meglio la bellezza di noi come esseri umani appartenenti appunto alla razza umana, alla creatura uomo. E fa parte della vita nella divina volontà proprio imparare a volersi santamente bene, non per l'amor proprio mondano o per egoismo o per vanità o vanagloria, ma perché si riscopre in Dio la motivazione, diciamo così, più profonda, più autentica della nostra bellezza che in ultima istanza risale proprio all'atto stesso creativo di Dio. E ci muoviamo sempre dentro l'ambito del 28º volume, e tutti e tre, se riusciamo a leggere tutti e tre i brani, sono del 28º volume, e cominciare subito la lettura onde, essendoci un po' di, come si dice, carne al fuoco, passerei direttamente alla lettura e poi al commento per non appesantire troppo questa conversazione con un'introduzione troppo esorbitante. Quindi, 28º volume. Siamo nel 18 aprile del 1930. Figlia mia, se tu sapessi con quanto amore fu fatta la creazione dell'uomo, al solo ricordarlo il nostro amore si gonfia e forma nuovi incendi, mentre si atteggia a festa nel ricordare l'opera nostra, bella, perfetta, in cui fu messa tale maestria d'arte che nessun altro può formarne una simile. Ed era tanto bella che giunse a suscitare nel nostro amore la gelosia che fosse tutta per noi. Del resto l'uomo era stato fatto da noi. Era nostro. Esserne gelosi era un diritto del nostro amore. Tanto è vero che il nostro amore giunse a tanto che tutti i primi atti fatti in Adamo furono fatti dal suo creatore. Sicché il primo atto d'amore fu creato e fatto da noi in Adamo, il primo palpito, il primo pensiero, la prima parola, insomma, tutto ciò che lui potette fare dopo stavano i nostri atti primi fatti in lui e sui nostri primi atti seguivano gli atti di Adamo. Perciò, se amava, il suo amore sorgeva dal nostro primo atto d'amore. Se pensava, il suo pensiero sorgeva dal nostro pensiero e così di tutto il resto. Se noi non avessimo fatto i primi atti in lui, non avrebbe potuto fare nulla, né saputo fare nulla. Invece, col fare l'ente supremo i primi atti, mettemmo in Adamo tante fontanine per quanti atti facemmo in lui, atti primi facemmo in lui, in modo che ogni qualvolta volesse ripetere i nostri primi atti, avesse a sua disposizione queste fontanine come tante diverse sorgenti d'amore, di pensieri, di parole, di opere, di passi. Quindi tutto era nostro, dentro e fuori dell'uomo. Perciò la nostra gelosia non solo era un diritto, ma anche giustizia, che tutto doveva essere per noi e tutto nostro. Molto più che gli davamo il nostro volere divino affinché ce lo conservasse bello, fresco, ce lo facesse crescere con una bellezza divina. Il nostro amore non era contento né soddisfatto di tanto che gli aveva dato, voleva fare con l'uomo, gli diede il nostro stesso volere affinché lo rendesse capace di poter sempre ricevere e di averlo sempre con noi, con una sola volontà. Con essa tutto era garantito e al sicuro per lui e per noi, sicché doveva essere il nostro trastullo, la gioia e la felicità nostra, oggetto della nostra conversazione. Perciò, al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si atteggia a festa, ma al vederlo senza la garanzia del nostro fiat, sprofonda
senza sicurezza e quindi vacillante, sfigurato e come lontano da noi, si atteggia a mestizia e sente tutto il peso del nostro amore infinito, come chiuso in se stesso, perché non può darsi a lui, perché non lo trova nella nostra divina volontà. Mi fermo anche se c'è un'ultima parte di questo primo brano che stiamo leggendo, perché arriva ad un momento, insomma, di conclusione del discorso iniziato, no? Abbiamo sentito Gesù dell'Altissimo al vedere la perfezione della creazione dell'uomo. E al tempo stesso, vedete, c'è stato un brano nell'Antico Testamento, no? E che quando lo si legge, mi ricordo anche io la prima volta che lo leggessi, che lo leggevo, scusate, un po' di stanchezza in questo giorno, quindi. Se non ricordo male, è riferito proprio da Mosè, mentre parla il popolo di Israele, dice: guarda che il tuo Dio è un Dio geloso. E io mi ricordo, leggevo questa cosa, dico: ma come un Dio geloso? Dico, ma come fa Dio a essere geloso? Parlo, insomma, di tanti anni fa, no? Perché noi abbiamo una percezione chiaramente negativa della gelosia, no? Come qualcuno che ti vuole possedere per sé egoisticamente. In realtà, qui Gesù sta spiegando che questa gelosia divina, anche San Paolo, nel Nuovo Testamento, scrive alle sue comunità: io provo per voi una specie di gelosia divina, perché vi ho fidanzati a Cristo e vi ho promesso come casta sposa a Lui solo. Quindi guai a chi vi tocca. Lo scrive San Paolo anche. In riferimento a quegli altri, insomma, agli infiltrati, ai suoi concorrenti, c'erano degli apostoli concorrenti a San Paolo che predicavano sciocchezze e che gli rubavano i discepoli. Purtroppo queste cose accadevano anche tanti anni fa, no? E San Paolo dice: no, io ho promesso a Cristo, quindi ho una sorta di gelosia pastorale nei nostri confronti, che è un pochino modellata appunto su quella divina. Dio non è geloso di noi perché qualcuno, d'accordo, perché vuole un possesso egoistico per sé, ma perché uno, in Adamo appena creato, evidenzia non soltanto la perfezione della sua opera, ma il suo stesso volere presente, operante in Adamo, fino al punto da costituirsi, come Gesù qui spiega, atto primo dei primi atti di Adamo. Cioè, quando noi facciamo un atto nella divina volontà, attenzione, questo ricordiamolo sempre, questo Adamo ne faceva regolarmente, come sono gli atti nella divina volontà? Gli atti nella divina volontà sono atti divini. Perché? Perché sono compiuti da me, ma cioè, da me che sono un essere umano, sono io che sto mettendo l'intenzione di fare un atto nella divina volontà. Ma fatto in questo modo, quell'atto non è più solamente mio, ma è un atto nostro, quindi mio e di Dio. E chiaramente l'atto primo, quindi il principio di quell'atto, non è più umano, ma divino. E ecco perché abbiamo visto in qualche puntata fa, gli atti compiuti da Adamo nella divina volontà non potevano assolutamente, come dire, essere distrutti né scomparire, perché appunto sono atti non semplicemente umani. Per cui Dio non dice: se io non fossi stato, geloso di lui, era come se non avessi voluto me stesso, sotto certi punti di vista. La cosiddetta gelosia divina ha anche come principio, però, ulteriore, il fatto che Dio non vuole vederci infelici. E poi sentiremo, se arriviamo al terzo brano di questa sera, su questo argomento. Adesso non so, essere pronto è pronto, poi vediamo se il tempo ci assiste. Ma se tu ti stacchi da Dio, tu cadrai nel baratro, starai male, non sarai felice. È Dio che ti ha creato per amore, per farti essere felice, come secondo il nostro modo di pensare certamente, ma soffrirà di questa cosa. Non vuole vederti in quelle condizioni. Ecco perché è geloso, perché non vuole che altri ti rubino
la felicità della vita con lui. E fuori dalla vita con lui la felicità non la troverai. Guardate che io tante volte, insomma, adesso non mi piace più tanto fare troppi nomi e cognomi, no? Ecco, ma la felicità in giro non c'è. Allora, prosegue sempre Gesù, la nostra gelosia non solo era un diritto, ma anche giustizia, che tutto doveva essere per noi tutto nostro. Quindi c'è un altro ulteriore elemento che, come dire, avendo tutto dato di sé fino al massimo che si potesse dare ad Adamo, era sacrosanto che questa realtà fosse riconosciuta e tornasse come di giustizia a Dio. Ora, avrebbe continuato l'amore di Dio e avrebbe voluto continuare a dare, a dare, a dare, a dare, a darlo. E la cosa più grande che gli diede fu appunto il suo volere. Perché? Perché era soltanto attraverso il divin volere che l'uomo aveva in sé la capacità di ricevere incessantemente Dio e di stare sempre con lui con una sola volontà. E secondo la mente di Dio, l'uomo doveva essere, attenzione, il nostro trastullo, la gioia e la felicità nostra. Quindi non soltanto felici noi, ma noi la felicità di Dio. Ora, questo, sempre secondo il nostro modo di pensare, qui Gesù anche parla al tempo passato, al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si è già festa, perché questo bel film, diciamo così, si è interrotto abbastanza precocemente, in maniera abbastanza drammatica. Perché l'uomo perde il fiat, Adamo perde il fiat con la colpa d'origine, quindi senza sicurezza, vacillante, sfigurato e lontano da noi. E questa brutta scena, salvo la parentesi di Maria Santissima e dell'umanità Santissima di Nostro Signore, si è reiterata in maniera monotona e stabile davanti agli occhi di Dio a tempo indeterminato. Un'altra interruzione certa che noi sappiamo che c'è stata è stata con la vita terrena della serva di Dio Luisa, di Carreta. Speriamo che qualche altra anima che è cominciata ad entrare nel mondo della divina volontà sta facendo vedere qualche altra bella scena a Nostro Signore, perché altrimenti non è un bello spettacolo. E il problema della tristezza di Dio è dovuto al fatto che il nostro amore infinito rimane chiuso in noi stessi, perché non può darsi a Lui, perché non lo trova più nella nostra divina volontà. Questo è un altro punto fondamentale. E cioè, gli argomenti nella divina volontà sono abbastanza ricorrenti, perché poi ci sono, a mio avviso, una decina di concetti basilari da tenere sempre presenti e da assimilare bene. Sapete che generalmente l'uomo comune, imputa a Dio la causa della propria infelicità. Ecco. Ma tu non volessi proprio fare cioè, vedere le cose come stanno? È il contrario. Cioè, dovrebbe essere Dio a imputare noi della causa della sua infelicità, cioè del fatto che gli priviamo della gioia di essere felice della nostra felicità. Perché così è. Non è che Dio non ci vuole fare felici. Quindi se le cose vanno storte, bestemmi e te la prendi col Padre Eterno. D'accordo? Non funziona così. Perché è sempre la volontà umana il principio dell'infelicità nostra. Ed è quella stessa volontà umana che impedisce a Dio di darci tutto quello che vorrebbe darci. È proprio il contrario, cioè noi che abbiamo, se entriamo in questa
ottica mentale ben radicata, io insomma ritengo che la vita cambi non poco, Cioè, tu avere la certezza che Dio sta dalla parte tua è pronto con un autotreno di regali, di doni, di grazie, di gioia, pronto in ogni istante. E la certezza, ma io queste cose non le vedo, non le sento, non le avverto. Non dipende da lui, dipende da te. Se non parliamo di colpo, di non colpo, cioè, perché gli uomini generalmente non si rendono conto, non sanno quello che fanno, ma sappi che se tu non la senti tutta quanta questa gioia, tutta questa felicità, dipende solo da te, non da Dio. Sentiremo poi più avanti che cosa dice il Signore, no? Proseguo la lettura dopo questa prima sosta, sempre dello stesso brano. Andiamo verso la conclusione. Ma tutto ciò non è tutto. Non fu al solo Adamo che si versò il nostro amore, tanto che giunse a fare tutti i primi atti dai quali dovevano aver vita tutti gli altri umani, ma ogni creatura che doveva venire alla luce del giorno fu presente in quel lato della creazione dell'uomo. E il nostro fiat, unito al nostro amore, correva, correva e abbracciando tutti, anche me e anche te, usa parentesi, e amando con un solo amore tutti, metteva il primato dei nostri atti in ogni creatura che sarebbe venuta all'esistenza, quindi anche in noi. Perché per noi non c'è passato né futuro, attenzione, ma tutto è presente nell'atto, tutto è presente ed in atto. Se ciò non fosse, il nostro fiat si troverebbe ristretto e inceppato, né potrebbe allargare tanto le sue fiamme da racchiudere tutti nella sua luce, in modo da fare in tutti quello che fa in una sola creatura. Perciò non fu il solo Adamo il fortunato della creazione, ma tutte le creature venivano arricchite di tutti i beni, e in lui, in Adamo, divennero posseditrici dei suoi stessi beni, molto più che in tutto ciò che Dio fa in una sola creatura. Tutte le altre creature acquistano il diritto degli atti nostri, tranne che chi non vuole servirsene. Ancora. Non successe ciò della stessa redenzione, come la sovrana del cielo ebbe il bene di concepirmi e di darmi una luce. Tutte le altre creature acquistarono il diritto ai beni della redenzione, e non solo, ma a potermi ricevere ciascuno nel suo cuore, e solo chi ingrato non mi vuole rimane privo di me. Ora, figlia mia, Adamo, col disubbidire ai nostri voleri, perdette il nostro regno e tutti i beni del nostro fiat. Rimasero per lui senza la vita alimentatrice e vivificatrice della nostra divina volontà. Si può dire che fu come il distruttore dei beni del regno della divina volontà nell'anima sua. Perché tutti i beni, se manca la virtù vivificatrice, l'alimento continuo, per se stessi a poco perdono la vita. Quindi non aggiunge molto questa seconda parte, no? Perché però ci sono alcune espressioni che di nuovo ci fanno comprendere come i guai non dipendono da Dio, ma i guai dipendono sempre da noi. Tutti i beni sono a disposizione delle creature e il diritto a tutti gli atti divini, a meno che, dice Gesù, non ci sia qualcuno che non voglia servirsi. I beni della redenzione, i sacramenti, qualcuno può dire che è rimasto in assoluto senza messa, cioè che non c'è un posto, come dire, forse in qualche paese per carenza di preti ci potrebbe essere anche piccola difficoltà, ma comunque ascoltare una messa in Italia almeno è cosa relativamente agevole. Confessarsi, molti fedeli lamentano insomma una poca disponibilità dei confessori, io spero che così non sia, insomma, però non è una cosa tanto difficile. Però la cosa che assicuriamo noi sacerdoti è che tutte quante queste file nemmeno ai confessionali dei migliori ci sono più oggi, capite? E che nei giorni feriali, per esempio, messa, ci possono essere parrocchie, noi parliamo della Tre Confratelli, dove ci sono a messa un giorno feriale 3 persone, 4 persone. Perché? Solo chi ingrato non mi vuole rimane privo di me.
prima di andare a scomodare, insomma, la divina volontà, il fatto che le chiese siano vuote, che sia difficile a volte trovarle piene anche nei giorni di precetto, cosa attesta? Non mi vuole, rimane privo di me soltanto chi ingrato non mi vuole, perché Gesù non forza, e se tu non lo vuoi, soffre, ma non ti forza. La disubbidienza di Adamo ha causato però la distruzione di tutta quanta quest'opera in sé e anche in noi. Il distruttore dei beni del regno della mia divina volontà nell'anima sua. Chiaramente noi suoi discendenti ne facciamo le spese per mezzo di quello che la Chiesa ha chiamato il peccato originale, originato, che ci priva della grazia, dei doni, tra cui il dono dei doni, che è la divina volontà, ci getta in una montagna di miserie e imperfezioni, e con tutti gli annessi che la Chiesa ci insegna e che sappiamo. Ora vorrei leggere un altro brano, che è il 23 aprile del 1930, saltando però la prima parte, andare direttamente alla seconda e ultima parte, perché è molto più bella ed edificante. Seguivo il mio giro nella creazione, 23 aprile 1930, se non l'avessi già detto. Ed il mio sempre amabile Gesù ha soggiunto: figlia mia, vedi che ordine c'è nella creazione di tutto l'universo? Ci sono cieli, stelle, soli, tutti ordinati. Molto di più nel creare l'uomo, il nostro essere divino stendeva nel fondo della sua anima l'ordine delle nostre qualità divine, come tanti cieli. L'ordine delle qualità divine, come tanti cieli. Quindi stendemmo in lui, sentite che bello, il cielo dell'amore, il cielo della nostra bontà, il cielo della nostra santità, il cielo della nostra bellezza, e così di seguito. E dopo aver disteso l'ordine dei cieli, delle nostre qualità divine, nella volta di questi cieli, il nostro Fiat. E con la sua luce e calore riflettendo in lui doveva crescere e conservare la nostra vita divina nella creazione. E come le nostre qualità divine additano il nostro essere supremo, così questi cieli distesi nell'uomo additano che lui è la nostra abitazione. Chi può dirti il modo, l'amore con cui ci dilettammo nel creare l'uomo? Attenzione ora a questa frase. Oh, se lui conoscesse chi è e che cosa possiede, oh, come si stimerebbe di più e starebbe attento a non macchiare l'anima sua e amerebbe colui che con tanto amore e grazia lo ha creato. Se lui conoscesse chi è, noi possiamo dire di conoscere chi siamo. La conoscenza autentica di noi stessi, come dire, si staglia su un binario dove ci sono due rotaie. Sapete che un treno non cammina se non pioggia su tutte e due le rotaie. Allora, la conoscenza di noi stessi significa, da un lato, conoscere la tua bellezza, la tua dignità, che è tutta quanta fondata nell'atto creativo di Dio, nell'amore con cui l'ha fatto, e con cui ti ha fatto, con cui ti guarda e sempre ti guarderà, in quanto opera delle sue mani. Bellissimo, dice. Nelle nostre anime sono distesi tanti cieli, penso che l'avremmo sentito nel parlare comune l'espressione sto al settimo cielo, no? Questo perché nella cosmologia tradizionale, antica, classica, i cieli erano appunto divisi in sette strati. C'era il primo cielo, il secondo cielo, il terzo cielo. E, tra l'altro, quindi San Paolo parla anche, insomma, del suo rapimento fino al terzo cielo, nella lettera ai Galati, anche se non si nomina, dice conosco un uomo, ma tutti gli esegeti concordano nel dire che quello è San Paolo che sta raccontando in forma impersonale per umiltà la sua esperienza. Quindi questa rappresentazione dei sette cieli è tutt'altro, insomma, che fantasiosa, ecco, ha un fondamento. In ogni caso,
la bellezza, l'ordine di quest'anima, in parte l'espressione utilizzata in questo brano furono già di Santa Teresa di Gesù Bambino, quando definiva l'anima dell'uomo il piccolo cielo dove Dio abita, no? Ma quando è che Dio abita dentro di noi? Quando siamo in grazia, cioè in un'abitazione trinitaria, no? E per questo Gesù dice: come si stimerebbe di più e starebbe attento a non macchiare l'anima sua? Perché appena si macchia l'anima nostra, la grazia santificante ci insegna la Chiesa se ne va. E noi rimaniamo desolati nel nostro cumulo di bassezze e di miserie. Ma l'uomo generalmente ci pensa poco, non se ne cura. Ma non se ne cura, ecco, io credo di aver fatto una delle omelie della scorsa domenica proprio su questo punto, cioè noi cominceremo ad amare profondamente il Signore quando ci sentiremo profondamente amati da Lui. San Giovanni scrive: noi amiamo Lui perché Lui ci ha amati per primo. Quindi, se Lui conoscesse chi è, che cosa possiede? La conoscenza vera e autentica di noi stessi, da un lato, è attenta alla nostra grandezza, a tutto l'amore che Dio ha per noi, alla nostra quindi dignità e quindi a tutta quanta la positività intrinseca, con una parolaccia filosofica, parolaccia tra virgolette, si dice ontologica del nostro essere, della nostra persona. Però al tempo stesso, siccome purtroppo non siamo ancora giunti alla fusione ininterrotta con la divina volontà, noi possiamo e dobbiamo constatare le nostre mille miserie, non soltanto constatarle riconoscendole come tali, ma cercando anche di andare a fondo e comprendere dinamiche profonde che ci spingono a certi tipi di atteggiamenti e comportamenti. Questo Gesù negli scritti lo fa tantissime volte. Quindi cerca di sollecitare l'anima ad entrare bene in se stessa e non soltanto a conoscersi, ma anche a comprendersi. Comprendersi nel senso di capire perché si muove in una certa dinamica, per eventualmente arrestare dei flussi, come dire, emozionali e comportamentali che producono morte, che ci separano da Dio. Se lui conoscesse chi è, che cosa possiede, si stimerebbe di più e starebbe attento a non macchiare l'anima sua e amerebbe colui che con tanto amore e grazia lo ha creato. Quindi fa parte dice, voglio entrare nella divina volontà. Bene, ha imparato ad avere questa percezione positiva di te stesso. Guardate che, cioè, l'impresa di conoscere bene se stessi è veramente un'impresa. Adesso vi parlo di un pochino di cose che sono l'opposto di quello che Gesù ci sta dicendo. Il superbo. Superbo si pensa di essere chissà chi, ma questo non significa sentirsi amato da Dio e prendere coscienza della propria dignità. Poi c'è il depresso, insieme al superbo. Il depresso si sente un disastro totale, un incapace, insomma, un meno che nulla. Ci sono le anime che campano con i sensi di colpa, che si sentono responsabili del male tornato al mondo. Ci sono le anime complessate, complessate nel senso che si sentono non adeguate, non all'altezza, inferiori. Poi ci sono le anime, che sono ovviamente abbastanza, tra virgolette, disturbate, cioè che soffrono di una serie di sindromi, che in alcuni casi più seri possono assumere anche la differente e duplice forma, scusate se adesso entro in un linguaggio un po' tecnico, della nevrosi e della psicosi, che alterano la percezione che noi abbiamo di noi stessi. Ci diceva sempre a noi giovani seminaristi,
il cardinal Petrocchi, che queste cose, lui tra le altre cose che ha, c'è anche la laurea, nonché anche ha esercitato a sostegno delle coppie in crisi e l'esercizio della professione di psicologo. Ci diceva, oggi è molto diffusa questa roba di divina volontà, io allora non lo capivo, eh. Sono molto diffuse le sindromi accomunate, si chiamano sindrome psicotiche. Che significa una sindrome psicotica? D'accordo? Per esempio, la tendenza patologica, quindi non casuale passeggera, a vedere sempre tutto negativo. Quello che vede sempre tutto nero. Quello che vede il male anche dove non c'è, quello che si sente sempre bersagliato, insomma, al centro di chissà quali complotti, di chissà quali, come dire, gesti distruttivi di non amore, eccetera, eccetera. Una persona che è psicotica ha delle grosse problematiche profonde, attenzione, non sa di averle. Non sapendo di averle, non pensa di avere bisogno di aiuto, non chiede aiuto. E se qualcuno che con tanta carità si accorge che ha bisogno di aiuto e gli offre l'aiuto, lo rifiuta. Perché appena qualcuno gli dice qualcosa, comincia a dire: no, tu non mi capisci. Questa era, tu non capisci. È la classica frase. Allora, cioè, chissà sta cosa qui veramente può condurre una vita brutta e fino alla fine, eh? Attenzione, la cosa paradossale è che chi vive con qualche sindrome di questo genere lo vede pure un cieco che questa persona si comporta in un certo modo e che ha degli atteggiamenti abnormi, che sta male, che si relaziona male nei confronti del prossimo. Ma lo vedono tutti, meno che diretto interessato. Invece le sindrome nevrotiche sono un po' più gestibili, perché il nevrotico ha dei problemi, ma sa di averli, e li riconosce. E sapendo di averli e riconoscendoli, cerca aiuto. Ma non cerca aiuto a chiacchiere, cerca aiuto a fatti. Chiede aiuto. E se gli viene porto un aiuto, certo, pur sapendo che dovrà soffrire, perché affrontare noi stessi e le nostre cose più profonde causa sofferenza. Ecco perché le persone non lo fanno. D'accordo? Perché adesso non voglio rifare tutte le catechesi che ho fatto ai tempi di chi sono io per poter amare, ma c'è la sindrome dello struzzo. Cioè, mettere la testa sotto la terra, cioè, e fare finta, ignorare che il problema esiste, è un meccanismo di difesa che serve a ridurre semplicemente l'ansia, lo stress, la preoccupazione, l'angoscia di trovarsi dinanzi a qualche cosa che non si può risolvere. Quindi, meglio non guardare. Ma guardate che adesso spero che sia compreso correttamente il pensiero. Cioè, una persona che si droga fa la stessa cosa. Sappiamo benissimo che dietro tante esperienze di persone che ricorrono agli stupefacenti c'è semplicemente la voglia di non pensare, specialmente di non pensare a tante situazioni interne ed esterne, problematiche che mi schiacciano, che mi sovrastano, che penso che non ci sia soluzione perché l'unica soluzione che c'è è non pensarci. Allora mi faccio, oppure mi ubriaco, d'accordo? Tutte quante le cose, oppure si cominciano ad avere atteggiamenti folli, insomma, modi di vita sballati. Allora, quando si è in presenza di cose di questo genere, oltre che certamente il problema morale, perché chi sta messo in questi modi fa una montagna di peccati, ma guarire richiede l'andare dentro il nostro cuore. Io ritengo che tante cose che Gesù dice negli scritti sono un aiuto formidabile
chi vuole usarli, perché gli consentono piano piano di smascherare tutto, di far uscire soprattutto dal nostro cuore le intenzioni profonde per cui noi operiamo, cioè per chi facciamo le cose e perché facciamo le cose. Se uno si mette in condizioni di recezione dinanzi alle cose che Gesù dice, questo lavoro, questi scritti aiutano a farlo e a farlo bene. Quindi una conoscenza sapienziale di noi stessi consiste nella presa di coscienza dell'altissima bellezza e valore che ha la mia persona, in quanto creata da Dio, in quanto incessantemente da Lui amata, in quanto titolare di un'individualità propria, personale, esclusiva. Tante volte Gesù dice: io voglio sentire la tua voce, voglio vedere il tuo modo di essere, di comportarti. Io e Dio, io dico io, ma dietro questo io si può mettere chiunque ascolta queste cose qui. La relazione che Dio ha con me in quanto me, è unica, non ce l'ha con nessun altro. Certo che Gesù ama tutti quanti gli uomini, d'accordo? Ecco, ma io so io, quindi, cioè io sono una sua creazione particolare. Dio non fa nessuna cosa uguale all'altra. Quindi, se Dio non voglia, dovesse mancare il mio canto nel coro degli eletti, non sarebbe una cosa bella per l'Altissimo, perché manca la mia voce, manca la tua voce, se vogliamo spersonalizzare. L'ultimo capitolo di oggi è Dulcis in fundo, è un crescendo ulteriore a quanto già siamo andati vedendo, no? Quindi, guardate che la serenità, la percezione anche di un benessere interiore e il senso di gioia e di felicità che si prova nella divina volontà nasce anzitutto da questa coscienza che Dio c'è e mi vuole felice. E adesso sentiamo che cosa qui Gesù dice, con parole a tratti, a mio avviso anche commoventi, in quest'ultimo capitoletto che oggi offriamo la nostra attenzione. Siamo al 10 maggio del 1930, sempre il 28° volume. Figlia mia, tutte le cose create sono felici, felici perché create da una volontà divina che è per se stessa eternamente felice, felici per l'ufficio che occupano. Felici nello spazio in cui si trovano, felici perché glorificano il loro creatore. Nessuna cosa creata da noi è stata creata infelice, perciò tutte posseggono la pienezza della felicità. Cioè, io non so che effetti prova chi ascolta queste cose, insomma, perché noi non possiamo stare nei cuori delle altre persone. Voglio sentire che nessuna cosa creata da noi è stata creata infelice. Quindi cosa significa? Che l'infelicità non è cosa mai e per nessun motivo da attribuire a Dio. E Gesù afferma anche che tutte le creature, quindi quelle non intelligenti, sono felici. Se tu c'è un bel cagnolino, sappi che quel cagnolino sicuramente è felice. Se tu c'è un bel gattino, sappi che quel gattino sicuramente è felice. Se tu c'è un bell'uccellino, sappi che quell'uccellino sicuramente è felice. Perché? Perché è stata creata da una volontà divina che è eternamente felice. Cioè tu dici, il regno della divina volontà, lo voglio, non lo voglio, chi lo sa, forse sì, forse no, ma chi è che non vorrebbe farsi dominare da un principio di imperturbabile felicità? La divina volontà è la felicità sempiterna dell'Altissimo. Se domina dentro di me, io non posso non essere felice, d'accordo? Qui c'è il periodico, c'è una proposizione, ecco, come dire, di necessità quasi assoluta. Se io possiedo la divina volontà, non posso non essere felice. Perché l'altra parte del sillogismo è la divina volontà eternamente felice.
Guardate il buon Socrate e poi Aristotele, no? Se la divina volontà è eternamente felice e io sto fuso con la divina volontà, ergo io sono felice. Se la divina volontà è eterna felicità e io non sono felice, ergo non sono fuso con la divina volontà. Se fuori della divina volontà la felicità non c'è e io non sono nella divina volontà, posso essere felice? No. Per cui, avete visto, no? Ah, bisogna fare come quello che tirava via i petali della Margherita e faceva mamma non mamma, d'accordo? Cioè, alla domanda sei felice? Se uno è felice rispondo subito sì! Non ci pensa neanche un istante. Tu non ci dire, sei felice? Ma più o meno sì, cioè, sì, certo c'è qualcosa che non va, però tutto sommato non è felice. Non lo è. Allora, proseguo la lettura. Ora, se tanta felicità versiamo in tutta la creazione, nel creare l'uomo non solo lo creammo doppiamente felice, dandogli la vena della felicità nella mente, nello sguardo, nella parola, nel palpito, nel moto e nel passo. Bellissima, la vena della felicità. Sono come le vene dei giacimenti auriferi, no? In tutto. Nella mente, nello sguardo, nella parola, nel palpito, nel moto, nel passo. Tu sei felice quando cammini. Senti felice quando cammini. Eppure, Gesù sta dicendo così, qui, eh. E in tutto il resto che avrebbe fatto. Cioè, qualunque cosa tu fai è produzione di felicità, capito? È fabbrica di felicità. È creazione di gioia, produzione di gioia. Bella sta fabbrica qui, tutti quanti vorrebbero essere assunti come dipendenti, no? Qualunque cosa si faccia. Questo era lo stato dell'uomo. Non ci furono limiti, riprendo la lettura, di felicità per lui, come nelle cose create. L'uomo è andato oltre. All'uomo fu data virtù di crescere sempre più nella felicità. Capito? Cioè, che cos'è la vita? Mi sveglio la mattina. Ah, che bello, mi sveglio stamattina. Oggi sarò più felice di ieri. Ma mi sveglio domani mattina. Domani sarò più felice di oggi. Mi sveglio dopo domani ancora. E sono più felice di ieri e dell'altro ieri, tutti i giorni. Ripeto, non ci furono limiti di felicità per lui, come nelle cose create. All'uomo fu data virtù di crescere sempre di più nella felicità. Ma ciò, se si fosse fatto dominare dalla mia divina volontà. Adamo non si è fatto dominare, ma io mi voglio far dominare dalla divina volontà, sì o no? Gesù prosegue con un'affermazione anche qui forte: senza di essa non può regnare la felicità. Non può regnare la felicità. Sapete che significa? Significa che se tu credi a queste parole, che tra l'altro sono anche, senza voler togliere nulla alla profondità del discorso che Gesù fa, per carità, all'importanza di parlare in termini così chiari ed espliciti, ma queste cose si trovano già nella rivelazione pubblica. Sta scritto. Con Dio sei felice, senza Dio felice, non ci sei. E se non sei pienamente felice, anche come dire, pensando, o forse in parte stando, in grazia di Dio, perché non ci stai ancora bene, ci stai a metà, ci stai un pochino, ecco, ci stai con un rapporto molto, molto superficiale, è impossibile una cosa di questo genere. Senza di essa non può regnare la felicità, però, ma con essa non può non regnare la felicità. Gesù prosegue: o se le cose create potessero uscire dal nostro fiat, perderebbero all'istante la felicità e si cambierebbero in opere più infelici.
Se noi osserviamo la creazione, quindi nei prossimi giorni forse manderò su Instagram, c'è un video di un gattino che gioca con un gioco. Ah, vedete come si diverte, come si bea, come si trastulla. Tu ti guardi quel gattino e se te lo guardi con lo spirito di un bel giro, dici, ma guarda un po'. La gioia e la felicità di questo gattino che è felice, perché lui sta nel Fiat, il gattino sta nel Fiat, sicuro al 100%, senza nessun problema. E quella felicità dovrebbe essere quella stessa felicità che trabocca dalla mia persona, se te lo posso mettere a fare i giochini dei gattini con la pallina, no? Però, cioè, la felicità traboccante da una persona si vede. Quando c'è, si vede. La vedono gli altri e in sincerità se ne accorge anche il diretto interessato. Se tutte le persone che hanno fatto una grossa esperienza di Dio avvertono una gioia prima sconosciuta, un'allegria, una speranza, una solarità che prima non c'era. Io ricordo sempre, ho modo anche di conoscere, ne ho parlato tantissime volte in tante prediche, in tante omelie, l'esperienza di vita che fece l'ormai buon'anima di Leonardo Mondale, appunto, che si chiama Conversione a Vittorio Messori. Quello era l'altra persona, era Rinata, la terza, chiamiamola moglie. Quando lo vide ritornare in casa, che lo vedeva insomma così sorridente, col volto solare, dice: ma che hai fatto? Ti sei fatto la plastica? Che è sta faccia che c'hai sti giorni? Non ce l'hai avuta mai? Dice: sì, mi sono fatto la plastica all'anima. Gli rispose. Quando noi contempliamo il mistero del Santo Rosario, la trasfigurazione, no? Di Gesù sul Monte Tabor. Lì dovremmo specchiare le nostre trasfigurazioni. Io mi sono trasfigurato, ho cambiato faccia, ho cambiato forma, ho cambiato stile, ho cambiato cuore, sì o no? Allora Gesù prosegue ancora. Perciò, se vuoi essere felice, lasciati dominare dal mio volere divino. Vedete? È bella questa frase qua, no? Al giovane ricco Gesù disse: se vuoi essere perfetto, vendi tutto. Vende tutto, insomma. Qui è più bello. Se vuoi essere felice, lasciati dominare dal mio volere divino. Dominare dal volere divino. Pensiamo anche a tema ricorrente, ai minimi eventi di una giornata, anche quelli avversi, non prosperi e negativi. Devi provare, lasciati dominare dal volere divino, non fare a braccio di ferro con le cose che ti capitano, non cercare di imporre sempre la tua volontà, anche quando si trattasse di cose apparentemente buone. Lasciati dominare dal volere divino se vuoi essere felice, perché solo lui ha virtù di dare la felicità alla creatura e di cambiare nel nettare più dolce le cose più amare. Detto questo, è il culmine di questo. Cambiare nel nettare più dolce le cose più amare. Provare per credere. Allora, prosegue Gesù, figlia mia, tu devi sapere che noi amiamo con amore perfetto la creatura e perciò nel crearla mettemmo in lei felicità completa. Felicità completa. Amore, santità, bellezza completa, tutti bellissimi. Affinché la creatura potesse mettersi a gara con noi e contraccambiarci con felicità, amore e santità completa, in modo da poterci dilettare tanto in lei da poter dire come bella l'opera da noi creata. Dilettarci in lei tanto da poter dire, cioè, se io divento santo, faccio felice Dio. Se io vivo alla grande nell'amore, faccio felice Dio. D'accordo? Lo faccio felice.
e per essere sicuri che i nostri doni, prosegue la lettura, non soffrissero detrimento nella creatura, li affidammo alla nostra divina volontà affinché servisse loro di vita. Vedete come la divina volontà è vita operante, perché la si è fatta entrare dentro la persona. È vita che opera. Affinché servisse loro di vita, per custodire in lei la nostra felicità, il nostro amore, la nostra santità e bellezza, e facendoli sempre crescere. Quindi perché ritorni la felicità, l'amore, la santità e la bellezza, il fiat deve tornare a regnare nella nostra anima. Perciò tutto il bene dell'uomo era legato alla nostra divina volontà. Respinta questa, tutti i beni finiscono. Anche qui Gesù usa un'espressione forte. Tutti i beni finiscono, non qualcuno, tutti. Non c'è sventura più grande, conclude Gesù, concludiamo anche noi, andiamo verso la conclusione, di quella di non farsi dominare dalla mia divina volontà. Perché solo essa, attenzione a non c'è sventura, solo essa è la conservatrice ed il richiamo dei beni nostri nella creatura. La conservatrice ed il richiamo. Ecco, io spero sempre, cioè, qui è veramente be bellissimo pensare e riflettere su queste cose. Poi, come diceva il caro filosofo cristiano Pascal, qui si tratta di fare una scommessa. Il gioco d'azzardo è un peccato grave, mettiamocelo bene in testa, ma con il nostro Signore si gioca d'azzardo. Tutto si investe qui. Altre volte ho detto, insomma, ne sono convintissimo, che la divina volontà forse era adombrata in quelle parabole evangeliche che parlano del tesoro nascosto e del tesoro nascosto e della perla preziosa. Tanto è vero che Gesù dice: il regno di Dio è simile a, il regno di Dio è simile a. Potremmo parafrasare anche: il regno della divina volontà è simile a un uomo che va in cerca di perle preziose, trova una di grande lavoro, di valore, vende tutto perché bisogna acquistare questa perla. Un altro fa una buca, trova un tesoro. Che è sta roba? Sono i due modi con cui si imbatte nella divina volontà. Uno cerca, cerca, cerca e un bel giorno trova, oppure un altro non sta neanche pensando tante questioni, se la trova davanti, casualmente. Quindi, perché la perla si cerca e il tesoro si trova. Cioè, la perla sei tu che la cerchi, il tesoro è lui che cerca a te e ti trova, cosa che tu trovi. Ecco. Però in ogni caso, che tipo di reazione viene? Vita. Quando si conosce questo mondo, io ne parlo insomma perché mi un pochino, e si comprendono queste cose, si comprendono e si fanno proprio, nel senso che le si crede, ma è chiaro che tutte quante le mie energie interiori automaticamente vanno a confluire lì. È ovvio che sia così. Perché tutti vogliamo essere felici. Se Gesù dice non c'è sventura più grande di quella di non farsi dominare dalla mia volontà, se vuoi essere felice, lasciati dominare dal mio volere divino, in tutto e per tutto, non avere paura. Perché noi abbiamo sempre, attenzione alla paura di Dio, e questo è da confessare, noi abbiamo paura, realmente, che se io mi abbandono un po' troppo, lascio un po' tutto a Dio, fa quello che dice lui, e dopo cominceranno un sacco di guai, poi fa come mi pare. Poi siamo sicuri che ci sia soltanto sta felicità, oppure insomma qui c'è qualche fregatura che incombe. Stiamo così, ragazzi. Non ci siamo. Ecco, dicevo un mio caro amico, non ci siamo. Non ci siamo. Qui questo è quello che
che annunciare. Ecco, Adamo, se potesse parlarci personalmente, direbbe: sì, io l'ho vissuto e ci sono stato un folle a perderlo, ma guardate che è esattamente così. Ecco, beh, ci possiamo fermare per oggi, ecco, addormentandoci con la prospettiva di una felicità raggiungibile. Nessuno dica che l'uomo non può essere felice. L'uomo non vuole essere felice, anche se vorrebbe essere felice, perché non va a cercare la felicità nell'unico posto dove si trova. E una volta trovatela, fare di tutto, vendere di tutto, fare le cambiali, fare le carte pazze, perché questa cosa possa pervenire una volta buona nelle mie mani e arricchire la mia vita. Bene, appuntamento.